titolo La storia alla rovescia, una riflessione sull'uso pubblico che facciamo della storia contemporanea e in particolare su certi, come dire, usi disinvolti, chiamiamoli così, che contribuiscono oggi a alimentare un immaginario fascista dominante. E allora la domanda è: com'è che questo è possibile? La domanda, bisogna... diciamo che viviamo oggi in un paese in cui la destra post-fascista è arrivata a dei numeri inimmaginabili in tre quarti di secolo. Io credo che c'è stata un'ampia complicità, diciamo, del panorama culturale mainstream italiano negli ultimi 40 anni, che ammorbidendo moltissimo le responsabilità storiche del fascismo e addirittura riversando addosso la memoria dell'antifascismo e della resistenza colpe presunte, ingigantite e via dicendo, ha creato un terreno fertile perché nel senso comune appunto circolassero una serie di falsi miti e sul fascismo, sull'antifascismo e resistenza, che poi hanno permesso a queste forze fondamentalmente di dilagare. È spiazzante perché, senza fare nomi, cioè, tra i complici ci sono Bruno Vespa, Paolo Mieli, Montanelli, Panza, cioè comunque sommandoli, cioè autori da milioni di copie, sempre in TV, sempre su tutti i giornali. Prima c'era Pisanò, ed è paradossale che, diciamo, la grande arma retorica di queste contronarrazioni sia sempre stata, semplificando e andando molto veloce, il finalmente la storia come non ve l'hanno mai raccontata, la storia sempre messa a tacere, finalmente i vinti possono avere qualcuno che, quando questi hanno sempre parlato con i megafoni spiegati, cioè addirittura c'è una fase, se non sbaglio tra gli anni 60 e gli anni 70, in cui in Italia vengono pubblicate più memorie di reduci della RSI che di ex partigiani, pubblicate, cioè proprio dal mercato editoriale, alla faccia dei vincitori che avrebbero schiacciato i vinti, no? E ci sono cascati tutti, ovviamente non tutti, però io in questi ultimi due anni ho focalizzato, secondo me, qual è il bug principale, e cioè che l'eccezione è elevata a norma, e dunque le cose buone del fascismo, come anche i partigiani, però, per citare il libro meraviglioso della collega Chiara Colombini, sono refrain possibili perché giocano su delle eccezioni. Chiaramente tu troverai sempre il paesino in cui il fascismo è arrivato e ha risollevato l'economia locale, o la singola signora, mia nonna diceva sempre che, così come troverai il partigiano che era un criminale fatto e finito che ha approfittato della situazione. Ovviamente gli uomini sono uomini, però il compito della storia e dello storico è quello di darti il contesto generale e collocare quelle appunto eccezioni in un contesto più complesso. È stata una sconfitta a 360 gradi degli storici, questa qua, degli ultimi 40 anni. Anche perché molti si sono rinchiusi nell'accademia, dicendo io con la gente comune non ci parlo. E intanto ha dilagato questa contronarrazione, che su alcuni temi è proprio quella di Salò e dell'MSI. Penso ovviamente alle foibe. Cioè, noi abbiamo una legge vergognosa, legge istitutiva del giorno ricordo, che è un calco perfetto della propaganda neofascista, votata credo all'unanimità, comunque fondamentalmente all'unanimità, come contraltare il giorno della memoria da tutto l'arco parlamentare. Poi, per chiudere il cerchio, la giornata istitutiva della memoria e sacrificio degli alpini, che celebreremo la prima volta il 26 gennaio 2023, il giorno prima del giorno della memoria, quella data celebra la guerra dell'Asse, l'invasione nazifascista dell'Unione Sovietica. Adesso non ricordo mai se un astenuto alla Camera e 7 astenuti al Senato o viceversa, all'unanimità. E poi il PD, nel caso specifico, noi non ci eravamo accorti, noi dico storici del Novecento, del primo passaggio della legge. Quando ci siamo accorti del secondo, c'è stato un respiro di qualche settimana e il PD ha poi detto non abbiamo capito quello che stava passando. Non hanno capito tante altre. Sì, no, hanno capito un sacco di cose. Lì vuol dire che al di là delle complicità, delle eventuali doppiezze, non mi interessa, cioè tu hai una classe politica, diciamo, del centro-sinistra, tra virgolette, che non è più in grado di riconoscere dove ci sono le battaglie politiche culturali.
o comunque ci arriva in ritardo, comunque sempre a rincorrere i referendum dell'estrema destra. Scusate il quadro ottimistico. La domanda successiva è: come mai questo quadro politico è così distratto? Chiedo alla tavola. Distratto o la destra ha un suo orgoglio della sua storia e la sinistra ha una vergogna? Bravissimo, era la domanda che avrei fatto alla tavolata, così intanto mangio che vuoi. Negli ultimi, diciamo, 10-15 anni, restringendo un po' il campo, ricordate di qualche politico, diciamo, progressista che abbia rivendicato l'eredità, appunto, come dire, la genealogia resistenziale con forza? Lo so che sembra una domanda retorica, ce lo è, però magari, appunto, c'è qualcosa che noi non focalizziamo, siamo qua anche per imparare, ovviamente. Adesso tu hai fatto un'affermazione riguardo al fatto che la pubblicistica e l'editoria fascista, neofascista, fin dagli anni 60 trovasse ampio spazio pubblico. In realtà c'era quel cappello che poi è saltato nel 94 dell'arco costituzionale, per cui Pisanò in realtà non era uno che avesse chissà quanti spazi, aveva il suo Candido, poi alla fine scrisse sul Libro, sul Giornale, però c'era una tenuta forte sotto il cappello un po' vetusto e un po' fasullo e un po' la litania dell'arco costituzionale, che poi salta nel 94 lo sdoganamento di Fini, e forse rivelando a quel punto lì come tutto l'antifascismo istituzionale repubblicano dell'arco costituzionale fosse una sorta di, come dire, di cosa che non stava in piedi, perché in realtà attorno al MIS di Almirante, proprio negli anni 70, fiorisce, fin dagli anni 60, lo stragismo, questa forza dirompente attraverso i legami con lo Stato del fascismo vero, e gli altri, l'altra parte, a partire dal PC, ingabbiato dentro la sua logica compromissoria, volta a tenere sotto il suo cappello tutto ciò che aveva delle caratteristiche eversive. L'orgoglio antifascista, non so, in questi ultimi anni, per esempio, è stato, credo, conservato in zone varie in giro per l'Italia, ma anche qua nel nord, da certe sezioni dell'AMPI che sono state, come dire, occupate dai giovani, che hanno smascherato questo vecchiume, stantio, morto, che non sapeva più parlare e guardare alla realtà di oggi. Non so, faccio queste osservazioni. Tu dici che la svolta è il 94? Ma di fatto sì, è da allora uno scivolamento progressivo. Io non so se c'è stato un anno, è stato più uno sfilacciarsi progressivo. Cioè all'inizio l'antifascismo era una roba quasi religiosa. Col tempo si è proprio un po' sfilacciato, perché Rampi, a me sembra che continui a parlare allo stesso identico modo, cioè che parlino come se ha fatto loro i partigiani l'altro giorno, e a volte ritrovo che continuano a raccontare la stessa storia come se il mondo non fosse cambiato, il modo di raccontare la storia non fosse cambiato. Però non so se gli anni 90 o gli anni 80 finisce il comunismo, che si faceva quasi portatore unico della storia però partigiana, perché sembra che i partigiani fossero solo un certo pezzo di mondo politico, mentre così non è. E quello che si è sfilacciato un po' nel tempo, e parallelamente probabilmente dall'altra parte nel tempo ha guadagnato invece una forza, un orgoglio che prima non aveva, perché forse esisteva qualche libro, però non è che l'MSI così avesse una particolare forza o capacità comunicativa o orgoglio, cioè rimaneva molto marginale. Ma non c'è anche una responsabilità dei media che tra gli anni 80 e 90 poi strumentalizzano, semplificano il linguaggio, tolgono tutta la parte dialettica, e quindi emittente ricevente, il ricevente diventa passivo. Allora, senza fare nomi di nuovo, la responsabilità di giornali tipo il Corriere della Sera è stata gigantesca negli anni 80, come ha dimostrato sui tipo quelli di Filippo Focardi, lo è adesso, l'abbiamo visto negli ultimi tre anni, ma sai, quando il vento soffia tu vai dove va. Diciamo che la vaga anti-antifascista, complice appunto il crollo del mondo comunista, per cui chiaramente nel caso del partigianato è evidente, grosso modo metà dei combattenti erano inquadrati al Partito Comunista, che era quello che aveva una storia anche di capacità di vita clandestina più solida e tutto quanto, per cui
la resistenza per metà è comunista, almeno formalmente. E la storia comunista italiana, pur con tutte le sue oscillazioni, comunque è una storia che si inserisce in una cultura democratica che, se vuoi, è anche un po' la grande eccezione, diciamo pure globale, non solo europea. Per cui quando questa foga anticomunista travolge tutto, perché diventa la foga anti-antifascista, anti-resistenziale, anti-tutto, non ha più argini, però fondamentalmente non hai più nessuno a difendere quella storia, hai solo gente all'attacco, che sono i vecchi fascisti, che in fondo è vero che non hanno mai avuto tutto questo appeal. Quando a un certo punto tracima, diciamo, il senso comune anti-antifascista, questi si buttano in scia, e con la svolta di Fiuggi, che comunque sono molto raccontata, poco credo sentita, ma queste ovviamente sono un po' nel campo delle illazioni, questi rimangono post-fascisti, come stiamo vedendo in questi giorni, e inizia a crearsi, mi viene quasi a dire, un'alleanza speculare a quella che fu la grande unità antifascista del CLN. Cioè, tu hai tutto, diciamo, senso comune borghese, liberale, reazionario, conservatore e quello post-fascista e neofascista, che iniziano a trovare un sacco di punti di contatto, prevalentemente anti-comunisti, anti-progressisti, eccetera, eccetera, che hanno sul piano editoriale la bomba perfetta, cioè la tempesta perfetta, perché a quel punto la storia va raccontata, finalmente gli enti che parlano, eccetera, eccetera, convincono tutti, tutti. Io questi anni ho visto articoli vergognosi usciti, ma vergognosi, su questi temi, ma appunto si citava Mieli, ma insomma, stai dicendo comunque il volto della TV pubblica italiana, parlando di storia, che scrive delle recensioni che, per esempio, dichiarato anche pubblicamente, quando recensisce la storia della resistenza di Flores e Franzinelli, che è una storia di resistenza di 400 pagine, se non sbaglio, come lui fa sul Corriere, si sofferma su un capitolo su 17, mi sembra, partigiani contro partigiani. In alcuni casi i partigiani sono arrivati a spararsi addosso, Zoppo è il caso più noto, ma sono delle risibili eccezioni, parlando di un esercito volontario che arriva a inquadrare due e poi forse fino a 300.000 combattenti. E allora quando tu sulle pagine del Corriere della Sera spari il titolone, questa cosa vai, partigiani contro partigiani, stai facendo un'operazione politica. Finalmente la cosa mi ha raccontato, e basta, cioè, se è 30 anni che ci raccontate dei singoli episodi cercando di usarli per dire che quella stagione lì fu una schifezza, quando invece obiettivamente la stagione più alta della storia dell'Italia Unita. E lì appunto hai la grande convergenza, che a me non stupisce particolarmente, in realtà mi addolora, ma non mi stupisce, perché quella cultura appunto liberale, conservatrice, eccetera, eccetera, era stata una resistenza e poi non l'ha neanche più tanto rivendicata, diciamo. Mi stupisce il fatto che non ci sia più quasi nessuno a difenderla, salvo chi lo fa di mestiere, diciamo, chi lavora con le mani in archivi, nei libri, nella scuola, però dico sul livello politico in senso stretto, ma anzi tutti sulla difensiva, tutti a dire sì, però le foibe, eccetera, eccetera, intanto ti hanno distrutto la memoria di quello che è il patto fondativo di una comunità democratica, ma non ti viene neanche in mente di difenderlo.